buona domenica a tutti e a tutte da Andrea Cartotto per una nuova puntata del Cartotto Educational. Vi guido alla scoperta di un sentiero accessibilissimo e particolare. Ci troviamo, punto di arrivo, a oltre 1800 metri e quello che possiamo ora osservare, seguite il mio dito, eccoci qui, è un edificio di interesse, di rilievo. Si tratta infatti della centrale idroelettrica di Maen, un impianto Enel dismesso dal 1984, con una struttura portante a cremagliera, che serviva a fare che cosa? A convogliare l'acqua e ad utilizzare l'acqua come fonte di energia, consuetudine peraltro che è ancora in essere in Val d'Aosta. Si giunge mediante un sentiero pianeggiante qui dalla località di Perrer, è un percorso estremamente panoramico sull'intera Val Tournanche, ma soprattutto, come possiamo osservare seguendo ancora il mio dito, riusciamo anche a vedere, zero termico, ahimè, permettendo e sperando che sia consono, un meraviglioso spazio ancora innevato. Quella che vediamo alle mie spalle è la cosiddetta gobba di Rollen, siamo a circa 3900 metri di altitudine, riusciamo anche a vedere lo splendido colpo d'occhio. Di qui a salire è possibile raggiungere invece, sempre per rimanere in tema idrico, la diga di Cignana, da cui l'omonimo lago di Cignana. Percorsi panoramici appunto che ci illustrano come l'acqua sia divenuta e sia tuttora un bene prezioso da non sprecare. Ed allora, sperando di avervi fatto compagnia anche oggi, se avete gradito questo video, vi invito a condividerlo sui vari social media che preferite. Un caro saluto a tutti e a tutte da Andrea Cartotto, sin d'ora appuntamento al prossimo Cartotto Educational.